Vengono dalle missioni, da un passato di persecuzione, da una terra dove i cristiani sono una minoranza, dal dolore di aver perso l'amico ucciso perché in odio alla fede. I nuovi 5 cardinali creati da Papa Francesco nel concistoro ordinario pubblico di mercoledì pomeriggio sono espressione di una chiesa in uscita, capace di camminare alla sequela di Gesù che procede davanti ai suoi discepoli, indicando la direzione, svegliandoli dal torpore e riportandoli alla realtà che è la croce. La realtà sono gli innocenti che soffrono e muoiono per le guerre e il terrorismo. Sono le schiavitù che non cessano di negare la dignità anche nell'epoca dei diritti umani. La realtà è quella di campi profughi che a volte assomigliano più a un inferno che a un purgatorio. La realtà è lo scarto sistematico di tutto ciò che non serve più, comprese le persone. E anche i nuovi cardinali, ribadisce il Papa nell'omelia, sono chiamati a seguire Gesù in questo cammino, guardando la realtà senza lasciarsi distrarre da altri interessi o prospettive. Lui non vi ha chiamati a diventare principi nella Chiesa, a sedere alla sua destra o alla sua sinistra. Vi chiama a servire come Lui e con Lui. Servire il Padre e i fratelli. Vi chiama ad affrontare con il suo stesso atteggiamento il peccato del mondo e le sue conseguenze nell'umanità di oggi. Seguendo Lui, anche voi camminate davanti al popolo santo di Dio, tenendo fisso lo sguardo alla croce e alla risurrezione del Signore. La consegna della beretta cardinalizia, dell'anello e del titolo sono i momenti salienti della celebrazione. Sono questi tre simboli a rendere tali i porporati, come Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako in Mali, Juan José Omeya, arcivescovo di Barcellona in Spagna, Luis Marie Ling Manganekun, vicario apostolico di Pasé in Laos, Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di San Salvador e Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma in Svezia. Dopo aver salutato il Papa Emerito Benedetto XVI nel monastero Mater Ecclesiae, i 5 nuovi porporati hanno poi raggiunto l'Aula Paolo VI per ricevere la visita di cortesia, detta di calore, di fedeli, confratelli vescovi e sacerdoti, amici e parenti. Una festa nel segno dell'affetto e della riconoscenza, come per il vescovo di Stoccolma, Arborelius, che, ricordando i semi gettati dal Papa nella sua visita in Svezia a novembre 2016, spiega così la sua nomina cardinale, la prima nella storia della Chiesa di Svezia. Per la Svezia vuol dire che siamo veramente una parte integrale della Chiesa Cattolica, non soltanto una piccola minoranza fuori dalla strada. Penso che molti, anche protestanti, vedono il Papa come una figura simbolica per l'unità dei cristiani. Dunque vedono che lui promuove l'unità e perciò ha una importanza grandissima per l'ecumenismo. L'arcivescovo di Barcellona, Omeya, ha alle spalle un passato di missionario in Zaire. Da quell'esperienza racconta, prenderà la spinta per mettere il cuore a servizio del mondo, desideroso di conoscere la buona notizia. Io penso che possiamo aiutare al Papa per avere una visione generale del mondo e poter annunciare il Vangelo con gioia, asciugando le lacrime e il dolore di tutto il mondo. Io penso che la Chiesa deve essere, come diceva Paolo VI, una Chiesa samaritana. Primo cardinale del Salvador, Rosa Chavez, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di San Salvador, ha saputo della scelta inconsueta del Papa solo dalla radio. Amico d'infanzia di Romero, ucciso dagli squadroni della morte per aver difeso i suoi poveri, oggi sente la presenza di questo martire come una grande responsabilità. Romero doveva stare qui, io sono venuto in suo nome, Romero martire per la porpora del suo sangue, ecco perché è il mio modello, è il mio ispiratore e il mio intercessore. Comincio una nuova etapa della mia vita, ho invocato Romero a accompagnarmi in questa strada nuova, il Papa mi ha detto cose molto belle oggi. Sono molto contento. Cosa ha detto?
Ah, segreto pontificio.